La cucina e la grande editoria. Vedete quanto è contenta? Vedete quanto è contenta? Vedete quanto è contenta Benedetta Parodi? Guardate quanto è contenta. Perché la grande editoria ha pubblicato il milionesimo libro dedicato alla cucina, al mangiare, capito? Per cui poi la gente non ci va più in libreria a comprare la monnezza. Vedete quanto è contenta Benedetta Parodi? Guardate, è tanto contenta. Qua c'è una paginata dedicata all'ultima monnezza, all'ultima monnezza. Vedete che paginata che c'è? Questa è l'ultima monnezza editoriale, pubblicata dalla grande editoria, capito? La grande editoria. Guardate quanto è contenta Benedetta Parodi. Guardate, lei mi insegna a mangiare sempre di più, a mangiare, mangiare e mangiare. E io invece vi dico che se voi mangiate pane, cicoria, con un bicchiere di vino rosso, campate di più e meglio e risparmiate tanti quattrini. E per cui, risparmiando tanti quattrini, potete andare in libreria e comprare questa mia opera, capito? La stirpe del serpente, che vi parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato, capito? Vedete quanto è contenta Cristina Parodi? Perché la grande editoria ha pubblicato l'ultima monnezza su come devi mangiare, gusto e fantasia, gli ingredienti che porto in tavola tutti i giorni, ragazzi miei, tutti i giorni, la grande editoria ti insegna come mangiare, capito? Sempre di più, sempre meglio mangiare, 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 mangiare. Poi ammalarsi, andare dal medico, andare al Servizio Sanitario Nazionale, fare tante belle operazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E lei è tanto felice e contenta. Guardate quanto è felice e contenta Benedetta Parodi, capito? Perché la grande editoria ha pubblicato l'ultima monnezza editoriale, capito? Cari amici, certo che poi le librerie chiudono. Ah, grande editoria, grande editoria. Bene, bene, amici, mi sono spiegato, vero? Beh, a tutti, tanti.